Buongiorno Readers, io sono Joe e state guardando Joe Reads. Oggi siamo qui in una piccola pausa dalla mia estenuante sessione estiva per farvi un unboxing del pacco di libraccio che mi è appena arrivato dal corriere. E io so che voi volete che io faccia questo unboxing e so che state guardando questo video perché voi volete che io faccia questo unboxing. E quindi facciamolo, spacchettiamo! Allora, due appunti su quest'ordine perché ormai sapete che ve li faccio sempre. Questo è un ordine dal sito Libraccio. Io di solito non ordino dal sito Libraccio, ma lo faccio, l'ho fatto perché sul sito Libraccio c'è questa possibilità, lo dico per tutti coloro che magari non lo sanno, di vendere i propri libri usati, sia scolastici che di narrativa. Sul loro sito c'è proprio la sezione vendita libri usati, inserite gli ISBN dei libri che intendete vendere, vi dicono già se loro vogliono questo libro o non lo vogliono, se lo vogliono quanto ve lo pagano. E potete fare una lista vendita che deve essere almeno di 15 euro, poi chiamate il corriere, viene a casa a prendervi il pacco, lo porta a Libraccio, loro vi accreditano i soldi. O potete farvi pagare con un bonifico e altri metodi, oppure potete, che è quello che tra l'altro ho fatto io, farvi pagare con un buono da rispendere sul loro sito. Io mi trovo abbastanza bene con la vendita, devo dire ho già fatto due vendite, la prima soprattutto di libri universitari per comprare un altro libro universitario, quindi voi non avete saputo niente, e questa volta ho venduto alcuni libri vecchi di narrativa che non mi interessavano più o romanzi che avevo letto non mi erano piaciuti, per poter quindi comprare dei libri con un loro buono. Allora vi dico questa cosa, non c'è da farci i soldoni perché ovviamente Libraccio non li compra tanto i vostri libri, cioè li compra in media 2 euro, 3 euro a libro. C'è meno della metà del prezzo di copertina, perché loro ovviamente li rivendono alla metà del prezzo di copertina, quindi a voi li pagano ancora di meno. Potete provare comunque a venderli sul loro sito ed è facile e veloce, quindi io comunque ve lo consiglio. Tornando a noi, dopo tutto questo discorso, appunto quest'ordine l'ho fatto con un buono che mi ha mandato a Libraccio. E ci sono due libri usati e gli altri tre nuovi, quindi andiamo subito a vedere che cosa abbiamo e soprattutto in che condizioni sono, perché non ho mai preso libri usati dal sito di Libraccio, di solito da Libraccio negozio, dove comunque tu puoi guardare le condizioni prima di prenderli. Sulla narrativa dovrebbero avere degli standard abbastanza alti, però guardiamo insieme. Ok, allora, il primo libro che vedo è appunto un usato ed è Oh Boy di Mary Edmurail, penso si lega così, il mio francese fa un po' schifo. E questo era un usato, infatti è leggermente, allora, un po' sbiadito, pagine ingiallite, non so se potete vederlo, è un po' rovinato all'interno, ma devo dire che le pagine hanno delle macchiette qui sul lato, qualche macchia sulla copertina, ma comunque mi sembra il libro in ottime condizioni, cioè è ingiallito dovuto comunque all'invecchiamento, sì, avrei magari evitato queste macchie qui, però devo dire che l'ho pagato 5 euro su un prezzo di 10, l'ho pagato comunque a metà prezzo e il libro è in ottime condizioni. Questo libro l'ho scoperto da Jess del canale Books and Muffin. Hai visto Jess? L'ho comprato! E io è una ragazza veramente meravigliosa, io vi lascio il suo canale giù nell'info box, andate a vederla perché è veramente veramente fantastica e io ormai mi sto tipo drogando di suoi video e in uno dei suoi video appunto ho scoperto questo libro. Oh Boy parla dei tre fratelli Morlevan, un ragazzo di 14 anni e due bambine più piccole di 8 e 5 anni. I tre fratelli si trovano attualmente in un orfanotrofio, ma il loro piano è lasciare l'orfanotrofio, ma purtroppo non sapranno da chi potranno essere adottati. Qui la luce va, viene, un po' cose strane. Non vi dico di più di questo libro, io non vedo l'ora di leggerlo, soprattutto perché come vi dicevo Jess l'ha apprezzato tantissimo. Vi dirò di più su quando l'avrò effettivamente letto. Il secondo libro che vedo è un libro nuovo, ovviamente in ottime condizioni perché nuovo, e si tratta di Cartoline della Terra di Nessuno di Aidan Chambers. Anche questo libro l'ho scoperto qui sul tubo da Erika di Diary of a Bibliophile, anche il suo canale ve lo lascio sotto, io la adoro, e Aidan Chambers è uno dei suoi autori preferiti e io ho deciso di fidarmi completamente di quanto lei ami questo autore e cominciare a leggere qualcosa di suo, appunto iniziando da Cartoline della Terra di Nessuno, ma non solo, come vedrete fra un po'. Parla di questo ragazzo che si reca ad Amsterdam dalla nonna
che mi pare malata, bloccata a letto, e da lì vivrà comunque una grande avventura. Non so dirvi di più onestamente di questo romanzo perché non mi ricordo esattamente di cosa parlasse. Ero molto presa dall'altro che ho deciso di acquistare, poi ho deciso di prendere anche questo perché ne aveva parlato appunto e sempre Erika sul suo canale, che ha parlato praticamente di tutti i libri di Chambers. E vi lascio comunque, ovviamente ci sono sempre tutti i libri qui sotto linkati, così potete andare a controllare voi meglio le trame. Il terzo libro che vedo sbucare dal nostro pacco è un altro libro usato. Questa volta è abbastanza conciato. Allora, oddio mio, ma chi è che l'ha avuto sto libro prima di me? Un animale l'ha avuto prima di me. Ha piegato, non so se lo vedete, ha piegato la pagina per fare il segno, quindi in tutta probabilità uno non ha neanche finito il libro, e secondo perché ha piegato la pagina. Vabbè, questo libro è Omicidio Road Hill House di Kate Summerscale, l'ho letto perché non me lo ricordavo, ovvero Invenzione e rovina di un detective. Questo libro l'ho scoperto sul canale di Elenia Zodiaco, che conoscete tutti, ma anche per lei vi lascio il canale giù in descrizione. Comunque sì, l'edizione purtroppo è un pochino rovinata, cioè oltre all'ingiallimento, come potete vedere, delle pagine, che è assolutamente accettabile per un libro usato, ancora, ma quanti segni ha lasciato questo qui? Allora, un altro angoletto alle pagine. Maledetto. Oddio. Ha scritto una cosa in penna. Oddio, si è appuntato una cosa, ma io ti odio. È G. Colombo. Si trattano così i libri? Si scrive in penna? Rendiamoci conto. Vabbè, questa edizione purtroppo io era quella tra l'altro per cui temevo. Oh, che bello, c'è una cartina della casa dove avviene l'omicidio. Oddio, ma è tipo Cluedo. Il libro per cui ero assolutamente più preoccupata, perché essendo un'edizione tascabile in copertina flessibile, sono quelle sempre che vengono rovinate. Anche però durante la lettura, vedete, si rovina la costina. Vabbè, questo ero pronta ad accettarlo, le macchie sulla copertina avrei preferito non ci fossero, e soprattutto avrei preferito non ci fosse questa scritta. Però vabbè, insomma, dai, non è che sono proprio soddisfatta al 100% di questi libri usati di libraccio. Cioè, io ho venduto dei libri in ottime condizioni, non si notava nemmeno che erano stati letti, per la maggior parte in copertina rigida, quindi si rovinano comunque di meno. Ma ho venduto un Einaudi di questo tipo, non l'ho rovinato così. Però vabbè, io capisco che purtroppo non li puoi scegliere, quindi ti arriva quello che ti arriva. Il braccio, non lo so se mi rifiuterò a comprare dell'usato da te. Omicidio Road Hill House mi ha ispirato tantissimo, anche perché sono una grande fan dei libri gialli, thriller, che si svolgono nell'800-900, quando è iniziata a comparire per la prima volta la figura del detective, che è comparsa per la prima volta da I delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe. Questo libro appunto si svolge intorno a fine 800, inizio 900, e parla appunto di un omicidio che avviene all'interno di Road Hill House. Mi ispira tantissimo anche perché mi ricorda un po' il gioco Cluedo, cioè tante persone, sono veramente tanti personaggi, perché c'è proprio una pagina con un elenco dei personaggi all'interno del libro. L'ho vista prima, giuro. Sono tantissimi personaggi fra residenti della Road Hill House, personale di servizio non residente e abitanti del paese, quindi c'entrano anche gli abitanti del paese, no scusate, c'è un'altra pagina, polizia locale, investigatori, altri abitanti del circondario. Va bene, sono tantissimi personaggi, c'è addirittura anche un albero genealogico della famiglia, io non so se voi lo vedete, comunque c'è anche un albero genealogico della famiglia, e questo libro mi ricorda tantissimo una partita di Cluedo romanzata, quindi voglio assolutamente leggerlo. A me piacciono tantissimi gialli, ma quanto mi piace, è una vita che non ne leggo uno buono. E tra l'altro all'interno del libro ci sono anche delle foto, delle illustrazioni che penso che fossero effettivamente i protagonisti del nostro romanzo. Penso che non sia una storia del tutto fittizia, visto che ci sono le foto. Poi sono quei tipici libri dove tu sei lì che dici no, è lui l'assassino, no, lui non lo sai, e in verità alla fine vieni sconvolto. Ecco, spero che non sia banale, spero che sia un libro veramente, veramente articolato e fatto bene. Un altro libro che ho preso, oh, questo libro è nuovo, infatti in ottime condizioni esce qualcosa da questo pacco, ancora tra l'altro la fascetta, ed è Ogni giorno di David Levithan. Questo libro l'ho scoperto sul canale della zia Martin, It's Me Martin, che vi lascio anche questo giù nell'info box, e praticamente lei ne ha parlato per circa
5 secondi io già lo stavo acquistando online, perché mi ha convinto tantissimo a comprarlo. Lei è veramente fantastica, andate a vedere il suo canale perché non ve ne pentirete. Questo libro, da quel che ho capito, perché ovviamente non l'ho letto, parla di A. A è il protagonista di questo libro e si sveglia da quando è nato ogni giorno in un nuovo corpo e vive questa vita per 24 ore. E il giorno dopo si sveglierà appunto in un altro corpo ancora. Penso che A sia un modo di dirci che è un po' un'anima il nostro protagonista. Un giorno però A si innamora, non mi ricordo adesso il nome della protagonista, e da qui diciamo tutti i presupposti cambiano un po', perché nonostante sia solo un'anima può innamorarsi. E non vedo l'ora di leggere questo libro, lo trovo veramente molto particolare, sia come trama. Il fatto che ci sia un'anima protagonista di questo libro mi ha veramente incuriosita tantissimo. Poi ribadisco, ne sentite parlare Marti e subito volete comprarlo, quindi spero mi piaccia tantissimo, anche se già penso che mi piacerà. Non so se posso convincervi che un libro mi piaccia prima di effettivamente averlo letto, ma io ho già deciso che questo libro mi piacerà, quindi spero che non mi deluda. L'ultimo libro del nostro pacco è un altro libro nuovo e si tratta di Muoio dalla voglia di conoscerti, di sempre di Aidan Chambers. Questo più che altro perché volevo leggere qualcosa di più di Aidan Chambers, non volevo comprare un solo libro. Questo era in sconto, mi pare che costassero sia questo che l'altro libro di Aidan Chambers. Fatemi controllare. Su questo 11 euro, questo 10 euro, io li ho pagati 8 e 7, una cosa così. Quindi comunque ho deciso di prenderli entrambi. Muoio dalla voglia di conoscerti di Aidan Chambers parla di Carl. Carl, il nostro protagonista, e ha una relazione sentimentale con la sua ragazza Fiorella, alla quale vorrebbe scrivere una lettera d'amore. Però non essendo lui in grado di scrivere effettivamente una lettera d'amore, decide di affidarsi allo scrittore preferito della sua ragazza. E quindi va da lui e fra questo signore anziano un po' solitario e il ragazzo appunto Carla che chiede di scrivergli una lettera, si crea questa amicizia molto forte. E nonostante siano così diversi, due generazioni diverse, due modi di pensare completamente diversi, riescono a creare questo sorto di rapporto di amicizia davvero molto stretta. Questa è la trama del libro, spero che mi piaccia, spero che Chambers non mi deluda, ma credo assolutamente che non lo farà. L'unboxing è finito, non c'è più niente. Va bene readers, anche questo unboxing è finito, spero che vi sia piaciuto, lasciatemi tutti i commenti sui libri che vi ho fatto vedere sotto giù nel box, se li avete letti, non li avete letti, li volete, non li volete, vi ispirano, non vi ispirano, se volete le trame vi ribadisco che trovate tutto linkato nell'info box. A questo punto è veramente tutto, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale di qua o di qua e ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!